anni fa abbiamo installato presso il punto vendita di Milano, Viale Conizugna, il sistema di videosorveglianza Vision, cioè un sistema di controllo della registrazione delle videocamere che consente di rilevare i comportamenti sospetti all'interno del punto vendita da parte di clienti e di frequentatori. Oltre alle videocamere abbiamo anche le barriere antitaccheggio all'ingresso con i collarini per proteggere le merci in bottiglia e gli adesivi magnetizzati per gli altri tipi di prodotti sensibili. Il sistema Vision funziona con un software di intelligenza artificiale che riconosce i comportamenti sospetti all'interno del punto vendita, cioè chi ripone la merce, gli articoli prendendoli dagli scaffali, nelle borse personali, negli zaini, occultandoli sotto il vestiario, viene riconosciuto dal sistema che manda una segnalazione, cioè un alert, su un'applicazione dedicata disponibile al personale del punto vendita, che in questo modo può intervenire secondo le regole per fermare il responsabile del gesto. In questo punto vendita abbiamo installato all'apertura nel 2019 13 videocamere ad alta risoluzione che poi due anni dopo ci hanno consentito di installare anche il sistema Vision che richiede videocamere di alta qualità per funzionare, diciamo, in modo ottimale. Consente di visionare contemporaneamente il numero di telecamere installate nel punto vendita. Quindi, al contrario di quello che può fare un essere umano, controllare le immagini che arrivano da una telecamera per volta, il sistema le vede tutte contemporaneamente, quindi questo è il grosso vantaggio. Con l'installazione del sistema Vision abbiamo potuto registrare da subito un risultato positivo, perché abbiamo avuto nel 2021 circa il 3% di differenze inventariali a costo sul fatturato netto, quindi eravamo intorno ai 50.000 euro di differenze inventariali. Nel 2022, con la piena utilizzazione del sistema, che già era iniziato in parte nel 2021, ma a livello di sperimentazione, col 2022 abbiamo potuto rilevare a fine anno con l'inventario una differenza delle differenze inventariali, una diminuzione delle differenze inventariali, realizzando un risultato intorno al 2%, quindi intorno ai 30.000 euro scarsi. Trattandosi di un software di intelligenza artificiale, impara nel tempo, ad esempio, che chiunque indossi una maglietta verde, che è la divisa del personale del nostro punto vendita, non sta compiendo dei gesti sospetti, ma sta lavorando, sta operando nel punto vendita. Mentre invece chi è vestito in un altro modo e compie gli stessi gesti, cioè di mettere la merce in posti non convenzionali, viene riconosciuto come comportamento sospetto e segnalato. Si paga un canone mensile che dipende dal numero delle telecamere attivate, con una scontistica legata al crescere del numero delle telecamere attivate con il sistema, e all'inizio si paga un costo di attivazione che sostanzialmente consiste nell'acquisto del computer che Vision mette a disposizione per la realizzazione del sistema.